Prospicente l'entrata della villa Farnesina, troviamo Palazzo Corsini, già appartenente a Riario, nobile famiglia di origine savonese imparentata con il conterraneo Papa Sisto IV della Rovere, implicati nella fallita congiura dei pazzi proprio nel giorno in cui il giovane nipote di Sisto, Raffaele Riario, festeggiava la sua nomina a cardinale, officiando la messa nella cattedrale di Firenze. Pare che proprio al cardinale si deve la costruzione dell'edificio più o meno negli stessi anni in cui veniva eretta Villa Chigi, detta della Farnesina, 1511. Il fabbricato nei pressi di Trastevere sorgeva su un vasto appezzamento di terreno e ospitò per quasi 30 anni la regina emerita di Svezia Cristina, la più celebre convertita al cattolicesimo del 600, che fece fare diversi interventi all'architetto Camillo Arcucci, lasciando alla sua morte anche qualche debito al padrone di casa. In seguito, nel 1736, il complesso fu acquisito dai Corsini, la famiglia di Papa Clemente XII, aristocratici fiorentini e la villa notevolmente ampliata tramite l'opera dell'architetto di fiducia Ferdinando Fuga. Così la vide Stendhal nel 1828. Che nelle sue passeggiate romane la include tra i dodici palazzi che bisognava visitare a Roma. Con l'Unità d'Italia il palazzo e l'area vengono in parte vendute e in parte donate allo Stato e al Comune di Roma, che lo utilizzerà per realizzare la passeggiata al Gianicolo e a seguire l'orto botanico, mentre il palazzo ospiterà la cosiddetta quadreria, ossia la raccolta di quadri proveniente dalla collezione privata dei Corsini l'Accademia dei Lincei, un'istituzione nata nel 1603 con intenti scientifici, fondata da Federico Cesi insieme ad altri tre studiosi di vari campi. Il nome deriva proprio dalla lince, intesa probabilmente come animale dalla vista acuta e l'idea nasce vedendo la copertina di un libro scritto da Giovan Battista della Porta, scienziato napoletano, che aderirà in seguito all'Accademia, dedicando in linea con le nostre caratteristiche latine, con un altro illustre accademico, Galileo Galilei, oggetto della contesa, l'invenzione del cannocchiale. Comunque faranno pace. L'Accademia con alterne vicende sopravviverà fino ai giorni nostri, con l'invidiabile primato di essere la prima istituzione di tipo scientifico del mondo moderno. Passiamo alla quadreria Corsini. Ovviamente è praticamente impossibile descrivere le oltre 300 opere presenti nelle otto sale, o più propriamente nell'anticamera. Nelle due gallerie, nelle tre camere, nel gabinetto e nella sala dei quadri di canonizzazione. Allestite nel piano nobile, e se da un lato il grandioso impatto scenografico, per merito dei curatori, ricalca lo spirito settecentesco dei Corsini, tuttavia la sistemazione delle opere che si arrampicano fino al soffitto provocano attacchi di artrosi cervicale uniti al classico senso di vertigine. Ma la passione ci obbliga ad andare fino in fondo. E allora vediamo alcune di queste opere, con l'avviso che il criterio di scelta è dettato da puro individualismo e dall'illuminazione che talvolta rega ingiuria alle tele esposte. Incontriamo subito un trittico quattrocentesco assemblato a posteriori, con al centro il giudizio universale di Guido di Pietro Trosini che quando diventa frate domenicano assume il nome di Fra Giovanni da Fiesole per essere poi consegnata alla storia come il Beato Angelico. E se Angelico lo definisce il Vasari nelle vite, il termine Beato circola altrettanto presto, anche se Fra Giovanni dovrà aspettare cinque secoli per essere realmente beatificato, il 3 ottobre 1982. Nel pannello centrale, tra una schiera di santi, si riconoscono Pietro con accanto Andrea, identificato dal mantello verde, e Paolo e Giovanni. Noi siamo quelli di sotto, il popolo minuto. Un simpatico leprotto di Hans Hoffmann da Norimberga, vissuto nel Cinquecento, che, essendo concittadino di Albrecht Dürer, morto poco prima della sua nascita, diventa suo ammiratore. Imitandolo, tanto da spacciare, sembra, suoi disegni come originali del maestro. Confrontiamoli. Di Prometeo di Salvador Rosa, pittore e poeta napoletano, di una spietata eloquenza, con i suoi tipici paesaggi rocciosi, anche se confessiamo di essere affascinati più da questo quadretto fiammingo che ricorda tanto le atmosfere di Peter Bruegel il Vecchio, testimonianza senz'altro di un'apertura culturale dei corsini nei confronti della pittura del Nord. Va detto peraltro che il pittore in questione subì l'influenza di Rubens, con cui si dice abbia lavorato molto. Vagando per le sale troviamo una splendida opera del pisano Orazio Gentileschi, pittore in stretti rapporti con Caravaggio, anche se sarebbe riduttivo considerarlo un allievo. Difatti possiamo osservare un'attenuazione dei chiaroscuri. Un plasticismo morbido e la scena, pur conservando ogni volta nei gesti aspetti realistici, lo avvicina nella composizione più all'eleganza tardo manierista toscana. A seguire una sacra famiglia di Baccio della Porta, seguace del Savonarola, che quando quest'ultimo viene arrestato, si fa frate come voto per essere scampato all'assalto degli avversari, prendendo il nome di Fra Bartolomeo e continuando a fare il pittore. Lo schema a triangolo in cui sono racchiuse le figure fa parte della tradizione rinascimentale toscana, a cui anche Raffaello, che conobbe Fra Bartolomeo, si ispirò. Siccome lo citiamo spesso, è con ecco Cristo, con la croce, proprio del Vasari, l'autore delle vite, Olio su tavola, e un arcangelo Gabriele di Carlo Maratta da Camerano. Sempre di quest'ultimo, Una Madonna col Bambino, mentre del bolognese Guido Reni. Ammiriamo una Salomè con la testa del Battista e una Madonna col bambino di Giovanni Battista Salvi, detto il Sasso Ferrato, allievo del Domenichino e del Reni stesso, anche se è evidente lo spirito raffaellesco di quest'opera. Un'occhiata ad un maestro del pastello, il fiorentino Benedetto Luti, e solo per dovere di cronaca, vista la perfida illuminazione, una testa di vecchio del Rubens. Non mancano naturalmente figure di ecclesiastici. Questi due ritratti cinquecenteschi mostrano a sinistra il cardinale Alessandro Farnese, eletto in carica a soli 14 anni dal nonno paterno Papa Paolo III, opera di Pietro Buonaccorsi, conosciuto come Perin del Vaga, dal nome del suo maestro, altrimenti sconosciuto e a destra il cardinale Bernardo Clesio, uno dei massimi fotori del concilio di Trento, che nonostante la somiglianza con l'attore pugliese Lino Banfi, nasce austriaco. L'opera è di Bartolomeo Bruin, tedesco, di Colonia. Un'altra opera del Sassoferrato è a seguire una parete, tanto per dare un'idea della collocazione dei quadri. In alto, a sinistra, il ritratto del cardinale Neri Corsini Senior, zio del futuro Papa Clemente XII, dipinto dal genovese Giovanni Gaulli, detto il Baciccia. Mentre nella sala dedicata a Caravaggio troviamo un'opera seicentesca di Mattia Preti, calabrese. Il tributo della moneta: un episodio tratto dal Vangelo di Matteo in cui Pietro, sollecitato da Gesù,. Pesca un pesce con dentro una moneta necessaria per pagare la tassa del tempio. Evidente l'influenza caravaggesca. E veniamo al San Giovanni Battista del Caravaggio, di cui per anni si è dibattuto sulla sua autenticità. In effetti non è il Caravaggio a cui siamo abituati, e forse si rimane un po' dubbiosi, ma indagini radiografiche pare che confermino che l'autore sia il grande pittore lombardo. ultima notazione la dedichiamo alla splendida camera dove dormì Cristina di Svezia uno sguardo ai tre ovali di Guidoreni e per un attimo ci immergiamo nel mondo della regina che a 27 anni rinuncia al trono pianta baracche e burattini e se ne viene a Roma convertendosi al cattolicesimo se fu per devozione per l'arte e la cultura italiana, per il sole o semplicemente per la stanchezza di regnare, gli storici si stanno ancora interrogando. Quindi probabilmente le cause sono molteplici e complesse, come complesso è analizzare il personaggio. Che, nonostante i mezzi di sostentamento non fossero all'altezza di una regina, anche se emerita, per tutta la vita collezionò opere d'arte, promosse gli interessi scientifici e umanistici senza tralasciare la vita politica, aspirando pare al Regno di Napoli. Coltissima, volitiva, intraprendente, Amò soprattutto la libertà di vivere come voleva, legandosi con un rapporto intenso al cardinale Decio Azzolino e condividendo con lui l'interesse per l'alchimia. Ma questa è un'altra storia. Mi auguro, se non l'avete già fatto, che visitiate la galleria, perché ne vale assolutamente la pena. E mi raccomando, ad andatura lenta e stomaco pieno. Un saluto da Vignuardo.